Ciao a tutti, io sono Vincenzo Noletto e oggi parliamo di Canon e della sua nuova mirrorless, la EOS RP. Partiamo! Canon ci ha preso gusto. Dopo la EOS R, a distanza di pochi mesi, ha lanciato sul mercato la EOS RP, una nuova mirrorless full frame. È davvero una macchina compatta, piccola, leggera, grande quanto una delle APS-C della concorrenza. Solo che la differenza di sensore è davvero notevole. Non sono il tipo di persona che ama sciorinare caratteristiche tecniche o numeri, ma basti pensare che pesa 400 grammi. Cioè, praticamente al collo non si sente, per niente. E sfido a trovare una mirrorless con quella grandezza di sensore e con quel peso. Vi parlo di questa cosa poiché l'ho avuto in prova per 2 settimane grazie ad Adcom, che mi ha permesso di provarla insieme a una serie di altri giocattoli di cui vi parlerò nei prossimi video. Prima di continuare a parlarne però, vi mostro come si è comportata in strada, un habitat perfetto per una fotocamera di queste dimensioni e ingombri, inabinata al 35mm 1.8 RF costruito appositamente per questo attacco. Lavorare in strada con l'RP è davvero comodo. È sempre stata con me, o al collo o nello zaino, dandomi anche la sensazione di averla dimenticata a casa per qualche volta, poiché non ne sentivo il peso sulla schiena. È inutile fare paragoni con la sorella maggiore, la R, perché parliamo comunque di due tipologie di macchina che lavorano in due campi totalmente diversi. Ma posso dire che strada ho preferito la piccola alla grande. Per chi però ha come termine di paragone la R, sulla RP il mirino è meno performante e a me, almeno personalmente, costringe ogni tanto di andare a controllare lo schermo per capire se il fuoco è proprio dove lo volevo. Lo schermo tiltabile diventa molto comodo quando il punto di visione diventa scomodo e il grip della macchina è davvero buono, ma considerate che sono 1,70 e ho le mani piccole. L'autofocus poi è rapido, è preciso e il file è molto carino se non sottoesponete troppo, ma è un discorso per chi usa Canon, è un po', come dire, universale. Si sa che è sempre un pochettino meglio esporre bene le ombre perché comunque le luci si recuperano, o almeno come faccio io, cerco di bilanciare ombre e luci in modo tale da avere già il file buono in macchina. Di questa macchina se ne è parlato tantissimo tra i vari recensori ed è stata spesso definita una 6D Mark II senza specchio. E forse hanno ragione. Ma in quanti nel mondo reale usano una 6D per lavoro? Se non lo sapete ve lo dico io. Un sacco. E allora per quale motivo non portarla con me durante un lavoro? Detto, fatto. Ho approfittato. Ho lavorato come fotografo di scena in un cortometraggio intitolato Fame, prodotto da Paradise Pictures, Rai Cinema e dalla Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni Culturali. E l'ho usata come secondo corpo, piazzandoci su niente poco di meno che il nuovo 50-1-2. Di questa lente però ne parlerò meglio in un altro video, ma per il momento vi mostro qualche foto. Insomma, lasciate perdere tutto quello che avete sentito su questo corpo. Nel mondo reale vale la pena portarla a casa, sia come primo corpo per un appassionato, ma anche come corpo di backup per chi ne fa un utilizzo professionale o per chi sta pensando di spostarsi gradualmente nel mondo mirrorless.
Non è di certo una top di gamma, ma a quel prezzo non ci si può aspettare niente di meglio. Anzi, tornando al discorso di prima, se si parla di una sedia senza specchio, questa è più piccola, più compatta, più leggera e costa pure meno. Se ti è piaciuto il video, iscriviti pure al canale, commenta, condividi, fammi sapere se il video ti è piaciuto oppure no. Ciao e alla prossima!